assieme a quello che ha già programmato Feltri a suo tempo, e quindi avendo la possibilità di collegarci su temi oltretutto di grande attualità. In questo caso stiamo parlando peraltro di uno dei drammi più grandi che siano mai successi in Europa dopo la Seconda Guerra Mondiale, cioè la guerra tra gli stati che sono nati dall'ex Jugoslavia. E sì, anche la pace di cui tu parlerai, no? Del trattato di Dayton di cui tu parlerai questa sera, non ha portato sicuramente ancora alla conclusione di tutte le ostilità che esistono in quell'area, che poi è tra l'altro a due passi dal nostro paese, e comunque alcuni di questi paesi fanno parte della Comunità Europea. Questa volta tu ci porti a riflettere su una problematica quindi non solo di grande attualità ma anche di estrema vicinanza a tutti noi. Nello stesso tempo, in questo caso, stavolta possiamo fare una conferenza assieme ad un'altra associazione, l'associazione di cui tu fai parte a Bologna, no? E io ho detto anche in precedenza che qualsiasi modo che ci faccia operare in collaborazione con altre associazioni, soprattutto con associazioni onlus o comunque che non abbiano finalità di lucro, che siano di carattere sociale, arricchisce anche il nostro modo di fare università popolare. Per cui ringrazio anche l'associazione, la sua presidente, e ringrazio tu per questa serata che ci offri. Quindi buona attenzione, insomma. Grazie Franco. E se vuole dirci due parole anche Marta, vi saluto. Buonasera a tutti. Io sono molto contenta di questa serata e devo ringraziare Matteo che ci ha dato questa possibilità di unirci all'università e di fare qualcosa per mantenere viva l'attenzione su una problematica che è veramente ancora molto grave, soprattutto in questo momento di pandemia. La Bosnia sicuramente vive momenti drammatici e questo ci serve per far sentire che l'associazione c'è. Non possiamo andare in Bosnia, non possiamo fare i viaggi, però vogliamo mantenere viva l'attenzione sulla Bosnia come associazione, per continuare ad aiutare questi bambini e questi ragazzi che ne hanno sempre più bisogno. E credo che questa serata di Matteo, che ci permette di anche di vederci, di conoscerci, è sicuramente importante per l'associazione, ma soprattutto per i donatori che almeno vedono che stiamo facendo qualcosa. E io grazie a Matteo, grazie all'università e grazie a tutti e buon ascolto. Bene, grazie a tutti voi che siete intervenuti, andiamo quindi a cominciare una serata che è decisamente particolare. Anch'io ho fatto un po' una riflessione su come organizzarla, perché essendo stata organizzata ma per una volontà precisa in collaborazione tra UPF e Adottando, mi aspetto che le persone che partecipano questa sera abbiano aspettative e anche diciamo esperienza pregressa un po' differente. Chi ha partecipato attraverso l'Università Popolare di Formigine è abituato a sentirmi parlare di questo tema, perché comunque ne ho già parlato più volte, ma sempre in un'ottica storica, dal punto di vista dello storico. Invece credo che molte delle persone che sono arrivate a questa serata tramite Adottando si aspettino una chiacchierata più informale che possa metterli in contatto con quella che è proprio la realtà di questi giorni, di questi mesi della Bosnia Erzegovina, perché sono persone più coinvolte direttamente nella tematica, sono persone che partecipano alla vita dell'associazione, di Adottando, che in molti casi hanno dei bambini in affido a distanza in Bosnia Erzegovina, nell'area di Tuzla, dove noi operiamo come associazione Adottando, e sono
sicuramente preoccupati di quello che sta succedendo in questo momento in Bosnia-Herzegovina e anche curiosi di sapere, per esempio, le novità sulle elezioni amministrative che si sono svolte da pochi giorni. Quindi stasera cercherò di abbandonare un po', se non del tutto, la prospettiva, diciamo, dello storico e di stare un po' più aderente all'attualità. Diciamo che il mese di novembre è un mese molto impegnativo per la Bosnia-Herzegovina, ricco di corsi e ricorsi storici. Vi ricordo che il 25 novembre era festa nazionale nella vecchia Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e lo era ovviamente anche in Bosnia-Herzegovina perché è il giorno in cui la Bosnia-Herzegovina come Repubblica all'interno della Federazione Jugoslava venne proclamata nel 1943. Però novembre è anche il mese degli accordi di Dayton, di cui ricorre appunto il 25° anniversario quest'anno. I colloqui a Dayton, che è una località dell'Ohio, negli Stati Uniti, iniziarono il 1° novembre del 1995 e si conclusero il 21 novembre. Già queste due date danno la misura della complessità, sono le prime due date, vedremo ce ne sono altre due importanti, che danno la misura della complessità della Bosnia-Herzegovina attuale. Infatti il 21 di novembre, il giorno della firma degli accordi di Dayton, è un giorno festivo in una sola delle due entità della Bosnia-Herzegovina, quella Bosnia-Herzegovina è oggi divisa, e cioè la Repubblica Serba. Invece non è un giorno festivo nella Federazione di Bosnia-Herzegovina. Al contrario, il 25 novembre è un giorno festivo nella Federazione. Non è l'unico caso di festività discordanti tra le due entità che compongono oggi la Bosnia-Herzegovina. Forse ancora più divisive sono altre due festività, sempre che richiamano eventi di tipo politico molto importanti. E cioè il 9 gennaio, festività che si celebra solo nella Repubblica Srpska e che tra l'altro non è costituzionalmente riconosciuta, quindi in realtà non potrebbe neanche essere celebrata, ed è la data in cui autonomamente la Repubblica Srpska si autoproclamò appunto il 9 gennaio del 1992. Nella Federazione di Bosnia-Herzegovina e in teoria in tutta la Bosnia-Herzegovina è invece festa nazionale il 1° marzo, la data del referendum con cui, sempre nel 1992, 29 febbraio, 1° marzo 1992, venne dichiarata l'indipendenza della Bosnia-Herzegovina dalla Federazione Jugoslava. Questa festa, che in teoria sarebbe appunto festa nazionale, in realtà non viene, viene assolutamente ignorata nella Repubblica Srpska, dove viene considerato un normale giorno lavorativo. Vedete che già queste divisioni sulle festività, addirittura sulle festività nazionali, danno la misura di una situazione abbastanza precaria, cioè di una situazione, quella creata dagli accordi di Dayton, che ha sì messo fine al conflitto del 1992-95, ma ha creato una situazione che, più che una vera e propria pace, sembra una situazione di stallo. Sugli accordi di Dayton si è detto il tutto e il contrario di tutto. Io non parlerò in realtà molto questa sera degli accordi di Dayton, cioè lungi da me fare una cosa noiosissima che sarebbe ripercorrere quei 21 giorni che portarono agli accordi di Dayton. Ma vi dico che senza, diciamo, ipocrisie e senza visioni utopistiche, gli accordi di Dayton sono ovviamente serviti molto, perché hanno messo fine alla guerra, hanno fatto tacere le armi, hanno creato anche una cornice istituzionale che oggi determina una vera e propria paralisi in quello Stato, ma all'epoca, diciamo, rappresentava qualcosa a cui non c'erano molte alternative. Torneremo però su tutti questi discorsi. Questa era solo una brevissima introduzione.
Vi volevo anche ricordare che il mese di novembre è un mese importante anche per un'altra data, questa meno ricordata, ma che in realtà, su cui in realtà in questi giorni si sono letti diversi articoli belli, interessanti, sia sulla stampa italiana, in particolare sul portale di Osservatorio Balcani e Caucaso, sia sulla stampa bosniaca, e cioè il 18 di novembre, 18 novembre in questo caso del 1990, che fu la data delle prime elezioni cosiddette libere, cioè le prime elezioni multipartitiche, no? In cui in Bosnia-Herzegovina si votò per la prima volta per diversi partiti. Furono le elezioni più strane, sorprendenti e importanti della storia recente della Bosnia-Herzegovina. Anche se oggi, e questo vi ripeto, anche gli articoli che ho letto in questi giorni lo sottolineano, queste elezioni vengono ricordate poco e malvolentieri, sia a livello internazionale, sia soprattutto tra i bosniaci, che tendono a rimuovere volentieri quello che è successo in quel paese tra il 1990 e il 1992. Quelle prime elezioni furono le elezioni in cui si presentarono tre partiti che sono ancora oggi, dopo 30 anni e dopo 25 anni dalla fine della guerra, quindi con un conflitto sanguinosissimo nel mezzo, sono ancora oggi i tre partiti che dominano la politica, la vita politica e sociale bosniaca. E cioè i partiti cosiddetti etnonazionalisti, cioè quelli fondati, che fondano, che trovano la loro ragion d'essere nel voler rappresentare una parte della popolazione, su base, diciamo così, etnica. Poi questo aggettivo è assolutamente scorretto, perché né i serbi, né i croati, né tantomeno i bosniacchi sono etnie, no? Sono tutti slavi, sono tutti cittadini della ex Jugoslavia, parlano la stessa lingua, condividono moltissimi elementi culturali, pur facendo riferimento magari a modelli culturali e religiosi differenti, ma sono assolutamente tutti slavi, quindi questo termine etnia è falso già in partenza. Ma questi partiti si proponevano questo, di rappresentare una parte della popolazione. Questi tre partiti sono appunto l'SDA, che rappresentava i bosniacchi, l'SDS, che rappresentava i serbi, il cosiddetto Partito Socialdemocratico Serbo, e l'HDZ, che rappresentava e rappresenta tuttora, l'HDZ di Bosnia-Herzegovina, i croati di Bosnia-Herzegovina. Vi ricordo anche, non do niente per scontato, anche se credo che diciamo questo pubblico conosca bene questa parola, però vi ricordo anche che mentre serbi e croati sono in qualche modo gruppi nazionali, diciamo così, non assolutamente etnici, ma gruppi nazionali, i bosniacchi è un po' più difficile capire che cosa sono, cioè rappresentano più che altro un gruppo di tipo culturale, religioso, cioè sono slavi che per cultura e religione si rifanno all'Islam. E questo deriva dal fatto che la Bosnia-Herzegovina, così come la Serbia, la Macedonia, il Kosovo e praticamente tutti i paesi dei Balcani occidentali, sono stati occupati secoli addietro dall'impero ottomano. E quindi questo guardare alla cultura e alla religione islamica deriva da secoli di inglobamento nell'impero ottomano. Ora, questi tre partiti cosiddetti nazionalisti, etnico-nazionali, si definivano, inizialmente, e perdo 5 minuti a dirvi questo, ma perché lo ritengo molto importante, inizialmente non erano assolutamente partiti considerati estremisti, anzi, appunto, rileggendo qualche ricordo di quel 1990, si vede come la nostra idea a posteriori, probabilmente anche per il conflitto
che poi si è manifestato e per la rapidità con cui precipitarono gli eventi, la nostra idea potrebbe essere quella di una campagna elettorale violenta, magari costellata da incidenti, con toni molto alti, con violenza di strada. Invece non fu assolutamente così. Anzi, se la politica cominciava a essere già molto violenta in Serbia e in Croazia, la campagna elettorale che portò alle elezioni del 18 novembre del 1990 fu sostanzialmente piuttosto tranquilla in Bosnia-Herzegovina. Non si segnalarono gravi incidenti e anzi si segnalò un notevole fair play tra i vari partiti nazionalisti. Questo anche perché su una cosa i rappresentanti di questi partiti erano assolutamente concordi, cioè che il nemico era uno e il nemico erano i comunisti. Improvvisamente il termine comunista era diventato un dispregiativo. Sembrava che in Bosnia-Herzegovina, così come nel resto della ex Jugoslavia, comunista non fosse mai stato nessuno. E che questi partiti che guardavano al nuovo proponessero la ricetta per addirittura uno slogan che circolava molto in quel novembre del 1990 era quello secondo cui la Bosnia-Herzegovina sarebbe diventata, una volta che ci fossimo liberati appunto dei comunisti, dell'eredità titoista, una specie di Svizzera dei Balcani. Cosa mancava alla Bosnia-Herzegovina con i suoi boschi, le sue montagne, le sue piste da sci dove si erano tenute le Olimpiadi invernali del 1984 per diventare una piccola Svizzera dei Balcani? Queste cose emergono proprio dai ricordi, dai ricordi di chi in quel 1990 c'era. Non si presentavano a quelle elezioni solo i partiti nazionalisti. Anzi, si presentava anche un partito che era quello che faceva capo a Ante Marković, che all'epoca era il premier federale dell'ancora esistente Jugoslavia, che era un partito riformista, progressista, che avrebbe voluto portare avanti un programma di riforme economiche, sociali, che nelle intenzioni di chi lo proponeva avrebbe dovuto portare la vecchia Jugoslavia a riformarsi, quindi a continuare ad esistere nella forma di una federazione, ma ovviamente una federazione dove non esistesse più un partito unico e dove si potesse guardare a standard politici e sociali vicini a quelli dell'Europa occidentale. La cosa paradossale, ma paradossale fino a un certo punto, più che paradossale è molto preoccupante, soprattutto guardando a queste vicende come esempio, come esempio negativo, come monito per l'Europa che abbiamo davanti oggi. La cosa paradossale è che ancora all'inizio del 1990 si discuteva in Bosnia-Herzegovina se fosse costituzionale ammettere la creazione di una società multipartitica, cioè se questi nuovi partiti estranei alla Lega dei Comunisti avessero costituzionalmente il diritto di esistere. Bene, all'inizio del 1990 circa il 70% dei bosniaco-erzegovesi interrogati in un sondaggio rispondevano che erano d'accordo a aprire la scena politica bosniaca al multipartitismo, ma altrettanto rispondevano che mai avrebbero votato per i partiti nazionalisti. Peccato che questo sondaggio avvenuto nei primi mesi del 1990 si traduca poi il 18 novembre di quello stesso anno in una vittoria schiacciante dei partiti nazionalisti, che insieme arrivarono ad occupare più del 70% dei voti, arrivarono a prendere più del 70% dei voti della popolazione. Questo come si spiega? È difficile spiegarlo, ed è qualcosa che anche oggi ci mette paura. Non perché l'Europa di oggi assomigli alla Jugoslavia del 1990, quello è un paese che aveva delle peculiarità sue, specifiche, particolari, che non sono paragonabili. Tuttavia,
questo fenomeno di partiti, soprattutto partiti populisti, nazionalisti, che vincono le elezioni senza che nessuno dichiaratamente li abbia votati, perché quando si va a chiedere in giro non li ha votati nessuno, è un fenomeno comune, anche nell'Europa contemporanea. All'epoca fu motivato probabilmente da due fattori. Il primo sicuramente derivava da una paura e da un imbarazzo. Ci si trovava nel 1990 in un periodo di passaggio. Nel Bosnia-Herzegovina, così come nel resto della Jugoslavia, si veniva da un lunghissimo periodo in cui era impensabile in pubblico dichiarare il proprio consenso a qualcosa che non fosse la Lega dei Comunisti. Quindi probabilmente qualcuno aveva anche paura a dichiarare pubblicamente che avrebbe votato per uno dei partiti etnico-nazionali. Poi però c'era anche un altro fattore di paura, e cioè la paura che dietro questi partiti etnico-nazionali, cosa assolutamente vera, non si nascondesse poi nient'altro che la volontà di spartirsi la torta. La torta che era stata spartita all'interno della Lega dei Comunisti adesso andava divisa sostanzialmente in tre. E se uno di questi partiti avesse prevalso molto nettamente sugli altri, c'era il pericolo che gli appartenenti all'altro gruppo di questa torta non ne mangiassero neanche un pezzo. E attenzione, non stiamo parlando solo di politica, non stiamo parlando di seggi parlamentari e basta. Certo, questo era il calcolo dei politici, ma stiamo parlando di economia, stiamo parlando di gente che lavorava nelle fabbriche e doveva capire se il direttore di quella fabbrica sarebbe stato da una parte o dall'altra, e per tenersi il lavoro chi avrebbe dovuto votare. Questa spartizione assolutamente clientelare è identica oggi come in quel 18 novembre del 1990. Prevalse quindi la paura di trovarsi senza un punto di riferimento. Infatti, in quel 18 novembre del 1990, stravinsero i partiti nazionalisti, i quali, ripeto, durante la campagna elettorale si proclamavano in qualche modo vicini negli scopi e negli obiettivi, e raramente si insultavano. La retorica violenta comincia dopo, comincia immediatamente dopo quelle elezioni. Però attenzione, è anche vero che seppure con toni non violenti e non esasperati, con toni molto diversi, per esempio da quello che accadeva in Serbia e in Croazia, è però anche vero che i rappresentanti di questi partiti indicavano in campagna elettorale obiettivi che si capiva benissimo sarebbe stato molto difficile perseguire in maniera pacifica. Perché di fatto i rappresentanti croati proponevano già allora una cantonalizzazione soprattutto dell'Erzegovina e una futura annessione alla Croazia. I serbi facevano lo stesso, dicevano di voler proclamare una repubblica serba all'interno della Bosnia-Erzegovina con istituzioni parallele a quelle dello Stato centrale, in mezzo a tutto questo rimanevano quelle che sarebbero poi diventate le autorità legittime della Bosnia-Herzegovina. Insomma, violenza e accomodamento si mischiavano in quella campagna elettorale. Non c'era il bianco e il nero, che siamo abituati per semplicità a considerare oggi, soprattutto a causa del conflitto che venne dopo. Dopo quel 18 novembre del 1990, però, la strada era segnata. Infatti, si arrivò poi al conflitto in meno di 2 anni. Il conflitto in Bosnia-Herzegovina cominciò nella primavera del 1992. La dichiarazione, appunto, l'autoproclamazione della cosiddetta Repubblica Serba di Bosnia avvenne il 9 gennaio del 1992, e la Bosnia-Herzegovina si staccò dalla Federazione Jugoslava nel marzo del 1992. Ora,
potremmo tranquillamente tralasciare tutto quello che c'è stato in mezzo, anche se tutto quello che c'è stato in mezzo è stata una tragedia immane. La cosa drammatica è che oggi, 25 anni dopo il conflitto in Bosnia-Herzegovina, ci troviamo dal punto di vista politico e sociale in una situazione molto simile a quella non solo della fine del conflitto, del 1995, ma addirittura quella dell'inizio del conflitto. Questo è ancora più terribile, perché oltretutto ci mostra come non solo quel conflitto andasse assolutamente in ogni modo evitato, ma come anche il modo in cui si risolse non fu un modo, diciamo, completo, non fu una risoluzione completa del conflitto. Guardiamo a cosa è successo. Cosa è successo dal punto di vista umano, no? Ve lo dico in due minuti. Dal punto di vista umano, i tre anni del conflitto in Bosnia-Herzegovina hanno prodotto una diminuzione della popolazione presente in Bosnia-Herzegovina di circa 1 milione di persone. Un milione di persone che sono in parte morte e in parte andate via, cioè non si trovano più oggi su quel territorio e non vi hanno fatto ritorno. Ha determinato uno spostamento di popolazioni all'interno di questo Stato di proporzioni bibliche, cioè attraverso la cosiddetta pulizia etnica, persone di gruppi etnico-nazionali appunto differenti si sono spostate all'interno del paese andando a disegnare una geografia completamente diversa oggi. Cioè pensate che prima della guerra in Bosnia-Herzegovina non c'era nessuno dei tre, se vogliamo chiamarli così, dei tre gruppi nazionali, serbi, croati e bosgnacchi, nessuno di questi tre gruppi nazionali occupava, era diffuso su meno del 70% del territorio. Quindi era un vero e proprio patchwork la Bosnia-Herzegovina. Oggi è stata forzatamente divisa, divisa in due entità appunto autonome, fortemente autonome, che sono la Repubblica Serba di Bosnia e la Federazione di Bosnia-Herzegovina, la quale Federazione di Bosnia-Herzegovina è a sua volta divisa in 10 cantoni, 10 cantoni a loro volta fortemente autonomi l'uno dall'altro, alcuni a maggioranza croata, alcuni a maggioranza bosniaca. Poi esiste anche una terza entità, che è il distretto di Brčko, che praticamente dal punto di vista dello status fa parte sulla carta di entrambe le entità, perché è una zona su cui non ci si accordò alla fine del conflitto e quindi rimane una specie di terza piccola entità. Tutto questo è in un paese che oggi conta poco più di 3 milioni di abitanti. E tra l'altro un dato drammatico è rappresentato dal fatto che la Bosnia-Herzegovina ha continuato a perdere popolazione anche, e direi forse soprattutto, nei 25 anni dopo gli accordi di Dayton. Cioè in realtà ci sono anche stati molti profughi che dopo la guerra sono rientrati in Bosnia-Herzegovina, ma poi se ne sono andati nuovamente. E oggi l'emigrazione dalla Bosnia-Herzegovina riguarda soprattutto i giovani, perché questo paese non sembra dare nessun tipo di prospettiva a nessuno delle persone che ci abita, ma soprattutto alle persone giovani. Allora, quello che, su cui vorrei focalizzaste l'attenzione è il fatto che gli accordi di Dayton, che hanno disegnato questa Bosnia-Herzegovina che vi ho raccontato, amministrativamente, politicamente, divisa così, hanno pienamente, pienamente proprio al 100% legittimato quelli che erano i programmi e le aspirazioni dei partiti nazionalisti, cioè quelli che la guerra l'avevano fatta cominciare. Allora vengono da dire due cose. Chi critica, spara zero sugli accordi di Dayton, fa notare proprio questo, questa cosa che vi ho appena detto. Però l'obiezione più immediata è che con realismo chiunque conosca la Bosnia-Herzegovina
insomma, conosca questo paese, ci sia stato, ne conosca le dinamiche, non può negare, è che questi accordi servivano e bisognava farli per forza, facendo parlare chi in quel momento le armi ce le aveva in mano. Quello che si doveva fare, ovviamente, era non farla cominciare, quella guerra. Quello che si doveva fare è molto chiaro. E in questi giorni, tra l'altro, in questi ultimi mesi, è stato stampato un libro molto bello che vi consiglio caldamente di leggere, si chiama Quei ponti sulla Drina. È una raccolta pubblicata da Infinito Edizioni, è una raccolta di scritti di Alexander Langer, curati dalla nipote Sabina Langer. Sono scritti che coprono il periodo tra il 1990 e il 1995, ma sono di un'attualità spaventosa, non solo per capire la situazione della Jugoslavia, della Bosnia-Herzegovina in quegli anni, ma anche per capire noi stessi proprio, per capire l'Europa di oggi. E lì, in questi interventi, torna sempre l'esperienza di Alexander Langer, che sapete era sul tirolese o alto adesino, come vogliamo dire, quindi aveva vissuto fin dall'infanzia la problematica di vivere in un territorio diviso, conteso, dove la convivenza tra comunità linguistiche ed etniche diverse era un problema che si viveva tutti i giorni. In tutti questi scritti Alexander Langer, che si impegnava moltissimo, era un parlamentare europeo all'epoca per il gruppo dei Verdi e si occupava moltissimo della questione dell'ex Jugoslavia, viene sempre indicata una strada semplice, ma che nessuno degli attori, diciamo, internazionali in gioco in quel periodo volle percorrere. E la strada ovviamente era appoggiare le forze riformiste, che non mancavano, che erano presenti, soprattutto in Serbia. Serbia era molto attiva da questo punto di vista. Non esisteva solo quel partito progressista di cui vi parlavo, di Ante Marković, ma esisteva tutto un movimento di intellettuali, di giovani, di associazioni che avrebbero potuto e dovuto essere aiutate. Si sarebbe dovuto far parlare quelli che erano i leader riconosciuti dei vari gruppi, che avessero la capacità, la possibilità di essere rispettati e di negoziare con gli altri gruppi. Questo avrebbe portato, almeno sicuramente avrebbe potuto portare a evitare uno spargimento di sangue enorme, terribile, il conflitto più terribile che si è combattuto in Europa dopo il 1945. Questo in Croazia, in Serbia e poi soprattutto in Bosnia-Herzegovina, che fu il terreno proprio più martoriato dalle guerre di quegli anni. Come minimo, un'operazione di questo tipo, se fosse stata portata avanti, se la comunità internazionale avesse avuto la volontà e la forza di portarla avanti, come minimo avrebbe potuto evitare uno spargimento di sangue. Perché poi, ripeto, quello che noi vediamo, quello che abbiamo visto dopo gli accordi di Dayton e abbiamo continuato a vedere sostanzialmente in Bosnia-Herzegovina fino ad oggi, non è nient'altro che lo scenario che si era riproposto dopo le elezioni di quel 18 novembre del 1990. Una semplice spartizione delle risorse economiche e del potere politico fra tre gruppi, fra tre grandi partiti che dovevano dividersi una torta che agli occhi di noi, diciamo, abitanti dell'Europa occidentale, sembrava in definitiva una torta abbastanza piccola. Però, diciamo, per gli attori locali non era poi così piccola, perché ricordiamoci che la ex Jugoslavia e la Bosnia-Herzegovina poi in particolare non erano paesi poveri. Noi siamo abituati a pensare oggi a quella zona, ai Balcani occidentali, come una zona con uno stereotipo un po' arretrata, un po' alla periferia dell'Europa. Ma la vecchia Jugoslavia, vi ricordo, possedeva il quarto esercito più potente del mondo, possedeva risorse industriali notevoli, la Bosnia-Herzegovina aveva ricchezze minerarie, la Bosnia-Herzegovina è il paese europeo
dove ci sono più fiumi e più acqua potabile, anche se oggi quell'acqua potabile se la imbottiglia e se la rivende quasi tutta la Nestlé, però le risorse non mancavano. La Bosnia-Herzegovina era un paese turistico, era veramente una piccola Svizzera dentro ai Balcani. Quindi la torta da dividersi non era poi così piccola. E l'obiettivo, credete, era solo quello. E in effetti la guerra, quei 3 anni di guerra, rappresentarono qualcosa di arcaico. Una guerra che si combatté con l'arma del saccheggio, depredando, spogliando. C'erano scene, episodi addirittura grotteschi. Quella che era che fu la prima capitale della cosiddetta autoproclamata Repubblica di Serbia, Pale, in realtà è un paesino di montagna vicino a Sarajevo, che negli anni della guerra era praticamente pieno solo di garage, dentro ai quali venivano stipati frigoriferi, televisori, elettrodomestici, tutto ciò che veniva, porte, finestre, quello che veniva saccheggiato dalle case prima di bruciarle. E poi si faceva mercato nero di questa roba, cioè si combatteva per il saccheggio al basso livello. All'alto livello si combatteva per spartirsi la torta di quelle che erano state le risorse economiche e industriali di quel paese, che in effetti sono finite poi tutte in mano ai rappresentanti dei 3 partiti nazionalisti. E oggi, nei 25 anni che hanno seguito la guerra, la Bosnia-Herzegovina ha continuato a vivere così, ha continuato a vivere di un esasperato clientelismo. È ben chiaro in ogni zona, in ogni cantone, in ogni città, in ogni paese, per sperare di avere un posto di lavoro nell'amministrazione pubblica o in quell'azienda o in quel market, è sempre chiaro quale tessera di partito devi avere o per chi devi simpatizzare o per chi bisogna essere sicuri che tu voti. Questo è il meccanismo, non c'è nient'altro. Il resto è retorica, il resto è terribile retorica che ha portato violenza, morte, distruzione, ingiustizia, ma al fondo quella guerra dietro ha solo questo e ha partorito un sistema politico che difficilmente avrebbe potuto essere diverso. Anche perché quando si arrivò agli accordi di Dayton, diciamo che alla popolazione bosniaca e allo Stato bosniaco non erano particolarmente conosciute tante altre forme di accomodamento e di gestione del potere differenti da quelle a cui poi si arrivò, perché questo assetto istituzionale della Bosnia-Herzegovina non fa altro poi che ricalcare in piccolo quello che era stato l'assetto istituzionale politico della vecchia Jugoslavia. Oggi la Bosnia-Herzegovina, l'organo più importante della Bosnia-Herzegovina dal punto di vista politico, è la cosiddetta presidenza tripartita. No? La Bosnia-Herzegovina non ha un presidente, ne ha 3. Perché la presidenza è composta da un membro croato, uno serbo e uno bosniacco, che poi a rotazione occupano il posto di presidente con una cadenza semestrale. Vengono eletti, sono tutti e 3 presidenti, però quello che si chiama presidente di turno rimane in carica come presidente di turno a rotazione per 6 mesi. Vi faccio notare che questo sistema, che è proprio costituzionale, fa parte della Costituzione della Bosnia-Herzegovina, la quale Costituzione della Bosnia-Herzegovina nasce proprio a Dayton, l'annesso 4 degli accordi di Dayton è la Costituzione della Bosnia-Herzegovina. Questo sistema, che è appunto costituzionale, rappresenta però qualcosa di orrido dal punto di vista anche solo giuridico. Infatti nel 2006 praticamente un personaggio che si chiama Jakub Finci, che è in qualche modo il rappresentante della comunità ebraica in Bosnia-Herzegovina, una comunità di antichissima tradizione in Bosnia-Herzegovina, scrisse una lettera alla presidenza della Bosnia-Herzegovina chiedendo se potesse candidarsi alla presidenza. Naturalmente gli fu risposto di no,
E gli fu risposto di no, perché Jacob Finzi non è serbo, non è croato e non è neanche bosniaco. La Costituzione della Bosnia-Erzegovina è un esempio incredibile, abominevole, dentro l'Europa, perché la Bosnia-Erzegovina lì si trova, di una Costituzione su base etnica. Se tu non appartieni a uno dei tre popoli fondativi della Bosnia-Erzegovina, cioè serbi, croati o bosniacchi, se tu non dichiari la tua appartenenza a uno di questi gruppi nazionali, tu sei ineleggibile a determinate cariche, in particolare alla più alta carica. E non puoi essere eletto nemmeno alla cosiddetta Camera dei Popoli, che è l'organo più importante a livello federale, dove sono presenti, anche qui, 5 bosniacchi, 5 croati, 5 serbi. Jacob Finzi, insieme al suo amico Dervo Sejdic, rappresentante della comunità Rom in Bosnia-Erzegovina, presentò alla Corte Europea dei Diritti Umani un ricorso e gli fu data ragione. Vinse ovviamente questo ricorso, tale per cui però questo ricorso non venne poi mai applicato, non venne mai data applicazione, cioè la Costituzione della Bosnia-Erzegovina non è mai stata modificata. C'è però un piccolo problema, che con questa Costituzione la Bosnia-Erzegovina non potrà mai neppure presentarsi come paese candidato all'ingresso nell'Unione Europea. Infatti all'interno dei Balcani è il paese le cui prospettive l'ingresso nell'Unione Europea sono più lontane. Non solo per questo motivo, ci sono anche tutta un'altra serie di standard dal punto di vista politico-sociale, dei diritti umani, dei diritti della stampa, che allontanano molto la Bosnia-Erzegovina da questo traguardo, molto di più di altri paesi. Vi ricordo che oggi la Slovenia fa già parte dell'Unione Europea, è anche già un paese dell'area euro. La Croazia mantiene la propria moneta, non fa parte dell'unione monetaria, ma fa già parte dell'Unione Europea, e più o meno tutti gli altri paesi dell'area, con l'esclusione del Kosovo, sono ben avviati verso un percorso europeo. Ora, tutte queste problematiche ovviamente rendono la Bosnia-Erzegovina un paese in cui non è particolarmente facile vivere. Non è particolarmente facile vivere dal punto di vista, ripeto, politico e sociale, perché il punto di vista sociale poi è il riflesso immediato di quello politico. Dentro a questa cornice è difficile vedere prospettive di sviluppo. Tra l'altro questo sistema abominevole, vi ricordo, ha anche l'interessante caratteristica di costare tantissimo, perché la Bosnia-Erzegovina, ripeto, è un paese grande come una regione italiana, dove oggi vivono, secondo le stime, meno di 3 milioni e mezzo di persone, e per governare questo 3 milioni e mezzo di persone abbiamo appunto un sistema che prevede, ricordiamolo, due entità autonome più la terza, il distretto di Brčko, all'interno di una di queste entità 10 cantoni, ciascuno di questi cantoni ha un suo governo autonomo, fortemente autonomo dagli altri, e ovviamente tutte queste cariche elettive costano, cioè sono occupate da persone che percepiscono uno stipendio per occuparle. Poi da queste cariche politiche derivano degli uffici. Questo è anche il motivo per cui una delle poche categorie relativamente benestanti in Bosnia-Erzegovina è chi, appunto, molto spesso, anzi diremmo quasi sempre, per via clientelare, riesce a lavorare per l'amministrazione pubblica. Perché l'amministrazione pubblica è ipertrofica rispetto alla dimensione e al numero di abitanti di quel paese. Questa gigantesca macchina politica, tra l'altro, si è mangiata anche una parte consistente delle risorse che la comunità internazionale ha messo a disposizione della Bosnia-Erzegovina nel dopoguerra. Risorse che avrebbero potuto essere usate di più e meglio, ovviamente per altri settori, quali la scuola, la sanità,
istruzione, la ricostruzione, che ha proceduto in modo molto lento. Qui parlo, per esempio, agli ascoltatori che fanno parte di Adottando, sanno benissimo che proprio in questi mesi, 25 anni dopo la fine della guerra, è stato chiuso il campo profughi di Mijatovic, che è un campo profughi dove noi abbiamo operato molto, perché abbiamo diversi bambini in affido a distanza in quel contesto. Poi adesso abbiamo anche un progetto per l'inserimento di questi profughi che sono appunto stati trasferiti in abitazioni nella città di Tuzla. Questo campo profughi è stato chiuso 25 anni dopo la fine del conflitto, cioè questa gente è riuscita ad avere di nuovo una casa vera e propria, che non fosse un prefabbricato, nei mesi scorsi. Questo per dire quali sono i tempi dell'applicazione di determinati accordi, anche perché quello del rientro dei profughi nei loro luoghi di origine era uno dei capisaldi degli accordi di Dayton, uno dei tanti capisaldi che sono poi stati in buona parte traditi poi anche per vari motivi, perché molti profughi non hanno neanche voluto tornarci in Bosnia-Herzegovina, o se si trovano in Bosnia-Herzegovina non hanno voluto tornare nei loro luoghi d'origine, sia perché molto spesso si sono costruiti una vita nei luoghi dove hanno vissuto poi per tanti anni dopo il conflitto, sia perché molti profughi hanno paura di rientrare nei luoghi d'origine, perché non sempre è stata garantita adeguatamente loro una protezione. Noi sappiamo, mi rivolgo appunto agli ascoltatori di Adottando, ed è però interessante anche per gli altri saperlo, che ad esempio molte delle famiglie a cui si rivolge il nostro progetto Agricoltura sono famiglie di profughi bosniacchi rientrati in zone che molto spesso sono villaggi di montagna, dove non c'era più niente, perché quei villaggi erano stati rasi al suolo, molto spesso c'erano fosse comuni in quei posti, c'era rimasto quello, e questa gente è tornata lì, gli è stato permesso di ricostruire una casa, ma sono comunità molto isolate. Spesso in molti luoghi, soprattutto noi conosciamo bene i luoghi dell'est, della Bosnia-Herzegovina, della Valle della Drina, sono anche persone non ben volute dalle comunità locali, cioè che vengono volutamente isolate, che spesso sono costrette a frequentare scuole diverse da quelle che vengono frequentate dal resto della comunità. Anche su questo ci sarebbe molto da dire, sul sistema di istruzione della Bosnia-Herzegovina, che tende a perpetuare le divisioni. In Bosnia-Herzegovina esiste in molti istituti il sistema delle due scuole sotto lo stesso tetto. Più di 50 istituti in Bosnia-Herzegovina sono istituti dove non solo, e questa è la norma, si studia su testi differenti, si impara una storia differente, ma anche fisicamente si è separati. Questo succede soprattutto nella Bosnia centrale, nell'Herzegovina, dove le comunità croata e bosniacca vengono proprio fisicamente spesso separate negli istituti. E anche quando la separazione non è netta, non è fisica, è comunque una separazione di fatto. Il controllo della politica sulle nomine, per esempio, dei presidi nelle scuole bosniache è strettissimo. Il sistema dell'educazione è un sistema in cui la politica entra a piene mani, e ovviamente questo tende a perpetuare le divisioni, perché i giovani, anche se sono nati magari dopo la guerra, anche se non hanno conosciuto la guerra, crescono con questa logica, con la logica della spartizione, del clientelismo, della spartizione di potere, e quindi dell'appartenenza all'uno o all'altro gruppo. L'idea oggi di vivere in Bosnia-Herzegovina come semplicemente cittadini di quel paese, cittadini della Bosnia-Herzegovina, è non dico assolutamente assente, ma è sicuramente poco propugnata dalle autorità politiche. Poi a livello di popolazione le cose sono molto spesso diverse. E infatti volevo venire poi, per andare a concludere e poi per lasciare anche
la parola a voi perché rischio di diventare dispersivo, volevo concludere con due parole sull'attualità e anche con due parole di non totale pessimismo, perché non è tutto così nero, è il quadro, solo così nero come ve l'ho dipinto fino ad ora. Nei 25 anni successivi alla fine della guerra, di cose ne sono successe tante. C'è sicuramente tutta una parte negativa negli accordi di Dayton, nella politica bosniaca, ed è quella che più o meno vi ho raccontato. È anche vero però che, contro le previsioni di molti, la Bosnia-Erzegovina, 25 anni dopo Dayton, esiste ancora. E anche questo non era scontato. Non era scontato che quel paese non si sarebbe diviso, smembrato. Gli accordi di Dayton hanno comunque visto un impegno notevole della comunità internazionale, discutibile, parziale, tutto quello che vogliamo. L'Unione Europea ha fatto una pessima figura in Bosnia-Erzegovina, tant'è vero che ancora oggi la comunità internazionale fa sentire la propria voce in quel paese attraverso un'autorità importantissima, ma non espressa dalla comunità europea, che è il cosiddetto alto rappresentante delle Nazioni Unite. Questo alto rappresentante, che di solito viene chiamato in modo un po' a metà tra l'ironico e il dispregiativo, una sorta di viceré, è però una figura fondamentale, perché il suo ruolo è stato quello di imporre, e questo lo può fare per statuto, perché gli accordi di Dayton lo prevedono, di imporre tutta una serie di riforme che la politica bosniaca da sola non sarebbe mai riuscita a fare. La prima e la più importante di tutte è quella monetaria. Cioè, se oggi la Bosnia-Erzegovina ha una sola moneta, e questa è la, diciamo, precondizione minima perché dal punto di vista economico e sociale uno Stato possa esistere come Stato unitario, questo è dovuto fondamentalmente a una riforma imposta nel 1998 dalla comunità internazionale. Chi è stato, chi ricorda la Bosnia-Erzegovina dell'immediato dopoguerra, del 95-96, ricorderà il caos enorme dal punto di vista, a parte che, come in tutti i paesi che escono da un conflitto, era possibile praticamente utilizzare qualsiasi moneta. Ma chi si trovava costretto appunto a utilizzare le monete locali, a seconda della zona della Bosnia-Erzegovina, e a volte passare da una zona all'altra era anche molto rapido, venivano utilizzate tre monete diverse, perché i croati utilizzavano la kuna, cioè la moneta croata, i serbi utilizzavano il dinaro, e poi esisteva già il cosiddetto dinaro bosniaco, che è poi una moneta che è stata superata dall'introduzione del marco convertibile. Marco convertibile che ha avuto due effetti estremamente positivi ed importanti. Il primo sicuramente economico, cioè è stata creata una moneta unica, una moneta che ancora oggi è considerata troppo debole per avere un cambio vero e proprio, cioè il cambio del marco convertibile è un cambio fisso, agganciato. Inizialmente era agganciato al marco tedesco, oggi è agganciato all'euro, quindi ha un cambio di parità fissa. Ma a parte questo, a parte gli aspetti economici di questa riforma, dell'introduzione di questa moneta, fu enorme il valore simbolico, perché nell'immediato dopoguerra, anche questo chi ha frequentato quei luoghi all'epoca lo ricorderà bene, la retorica nazionalista insisteva moltissimo sul cosiddetto boicottaggio economico, cioè tu se sei a Banja Luka non potrai mai comprare del latte che viene da Sarajevo, no, piuttosto comprerai del latte che viene da Belgrado, ma che deve comunque venire da aree e da aziende serbe, i croati facevano lo stesso, e quindi anche proprio a livello simbolico si cercava di favorire un boicottaggio dei prodotti delle zone occupate da altri gruppi etnico-nazionali e si cercava di impedire la circolazione all'interno della Bosnia-Erzegovina dell'economia. L'introduzione del marco convertibile ha fatto piano piano negli anni sempre di più
percepire questo territorio come un territorio unitario. E in effetti la moneta è praticamente l'unica cosa veramente unitaria che accomuna le due entità della Bosnia-Herzegovina. E oggi, ormai per i giovani, è assolutamente irrilevante comprare un prodotto e vedere in quale zona della Bosnia-Herzegovina viene questo genere alimentare o questo oggetto di qualsiasi tipo viene prodotto. Oggi questo non rappresenta più un problema. Tra l'altro ho notato nei miei ultimi viaggi in Bosnia-Herzegovina, purtroppo è un po' come tutti che non ci vado, ma le ultime volte, a dicembre dell'ultima volta, in particolare a dicembre del 2019, mi ero veramente stupito perché finalmente, per la prima volta dopo 25 anni a Tuzla, in un market ho trovato la birra Jelen. È caduto l'ultimo tabù. La birra Jelen si trovava solo ed esclusivamente nelle aree serbe, cioè la birra serba per eccellenza. Finalmente l'ho trovata anche in un grande market di Tuzla e allora ho detto va bene, allora ci siamo, le cose stanno veramente migliorando. È una battuta, ma per chi conosce la Bosnia-Herzegovina e i Balcani sa che dietro questa battuta c'è però una realtà molto concreta. Ora, dal punto di vista politico e sociale, in questi 25 anni sono successe anche lì delle cose. Non è che tutto sia stato completamente fermo nella logica cristallizzata, clientelare, nazionalista che vi ho descritto. Il problema però è che tutte le volte che qualcosa ha provato a muoversi, il sistema che è molto potente, l'ha spento. C'è stato un tentativo prima importante, nei primi anni 2000, fatto dal Partito Socialdemocratico, di riformare le istituzioni bosniache, ma è un tentativo che non è andato a buon fine, anche perché una volta vinte le elezioni, lo stesso Partito Socialdemocratico è ricaduto nelle problematiche che avevano caratterizzato gli altri partiti. Quello è un primo tentativo, una prima speranza abortita. Poi, devo dire, in Bosnia-Herzegovina si sono mosse molte cose, si è guardato con una certa fiducia alla possibilità veramente di riformare lo Stato, di avvicinarsi all'Europa, fino fondamentalmente alla grande crisi del 2008. Dopo la crisi del 2008, che ha riguardato tutta l'Europa, tutto il mondo, e i Balcani occidentali, ancora di più, perché era una zona già povera, già compromessa, c'è stato quello che molti hanno definito, molti diciamo giornalisti, anche bosniaci, anche in questi giorni, negli articoli che mi è capitato di leggere, ripercorrendo i 25 anni del dopo Dayton, gli anni dal 2010 al 2020 sono stati spesso chiamati il decennio perduto. Io non sono completamente d'accordo, anche perché io in questo decennio, il decennio 2010-2020, l'ho vista veramente molto da vicino, la Bosnia-Herzegovina. Ci sono stato non so quante volte, ho rinsaldato sempre di più rapporti di amicizia in quella zona, e io non ho visto questa immobilità, questo decennio perduto. Il 2014, ad esempio, ha visto un grande movimento sociale in Bosnia-Herzegovina, movimento che aveva lasciato anche in qualche modo perplessi i commentatori, soprattutto i commentatori internazionali, perché da un giorno all'altro, questo movimento tra l'altro era partito proprio da Tuzla, da un giorno all'altro questo movimento, che poi aveva assunto dei toni anche delle forme un po' violente, perché era un movimento fatto soprattutto di giovani esasperati, però era un movimento senza caratteristiche di tipo etnico-nazionale. Cioè questi erano giovani che tendenzialmente protestavano contro questo sistema che vi ho descritto, contro il fatto che se tu non sei figlio di qualcuno, se tu non hai un politico di riferimento, se tu non hai un partito di riferimento, in Bosnia-Herzegovina semplicemente non sei nessuno.
le tue condizioni di vita e di lavoro sono pessime. Ora, da un giorno all'altro, però, si vedeva incendiarsi città come Tuzla, come Sarajevo, dove sostanzialmente dal 1995 la violenza era stata bandita, no? Perché in tutti i posti dove c'è un conflitto, dove finisce un conflitto, purtroppo, e anche per fortuna, si tende a adottare una dinamica anche psicologica per cui si è disposti ad accettare quasi tutto, purché non si spari, purché non ci sia violenza. La violenza portata in piazza in quei giorni, noi poi che lavoriamo, insomma, che seguiamo i nostri progetti a Tuzla, ci ricordiamo bene l'impatto del palazzo del governo cantonale bruciato, faceva paura questa espressione di violenza nelle strade. Però molti commentatori si limitavano a commentare questi episodi a Sarajevo, a Tuzla, come episodi preoccupanti, e addirittura si parlava di recrudescenza del conflitto, si parlava di aumentare nuovamente i contingenti internazionali presenti sul territorio, senza stare minimamente a guardare il fatto che le dinamiche dei conflitti degli anni 90 non c'entravano assolutamente niente con questo movimento, che era un movimento invece molto simile a tanti movimenti di protesta dell'Europa occidentale, che abbiamo visto in questi anni, movimenti di tipo sociale. Solo che poi il sistema l'ha fagocitato subito, questo movimento, perché i primi ad alzare la voce contro questa che venne chiamata la rivolta bosniaca furono ovviamente le autorità di Banja Luka, che immediatamente in Repubblica Serba bollarono questi giovani che scendevano in strada, soprattutto nella federazione, dove c'è un po' più di libertà di movimento e di manifestazione, come dei pericolosi nazionalisti. Cioè l'idea era: questi vogliono mettere in discussione gli accordi di Dayton, questi vogliono cancellare, col dietro la loro idea di una Bosnia-Herzegovina unita, dietro al loro slogan vogliamo proclamarci soltanto bosniaci, c'è l'idea poi di cancellare le conquiste dei serbi. Quindi si cominciò così, si cominciò da parte serba, e poi naturalmente anche le autorità politiche della federazione rimisero al loro posto questi che erano soprattutto giovani, perché comunque il peso dei partiti nazionalisti nelle istituzioni è molto forte. E tra l'altro questo movimento ebbe il problema che hanno un po' tutti i movimenti, che sono esplosioni veloci, spesso anche in qualche modo violente nel loro proporsi, ma poi fanno fatica a passare alla dimensione politica. Nel contesto, questo è un problema un po' di tutti i movimenti, nel contesto bosniaco poi ancora di più, perché questo movimento diede sì vita a quelli che si chiamavano plenum, queste assemblee cittadine, ma se queste assemblee cittadine si fossero costituite in forma di partito, dove mai avrebbero potuto trovare un posto nelle istituzioni bosniache, che sono istituzioni che, come vi dicevo, non prevedono minimamente la possibilità che un soggetto non legato a una componente etnico-nazionale trovi un posto. Dove avrebbero potuto trovare la loro espressione? Pensate addirittura, e qui vengo un po' più verso la contemporaneità stretta, che nelle elezioni presidenziali dello scorso anno il presidente eletto dalla parte croata, Željko Komšić, è un personaggio che apparentemente ha portato una ventata positiva nella politica bosniaca, nel senso che Željko Komšić è un personaggio stimato e apprezzato sia in ambito croato che in ambito bosniaco. Quindi è un personaggio che sicuramente è stato votato anche da molti bosniacchi. Il problema però qual è stato? Che nel momento in cui un personaggio che tendenzialmente è un riformista è arrivato a occupare il seggio di uno dei tre gruppi nazionali, il seggio della presidenza di uno dei tre gruppi nazionali, ha trovato il suo più acerrimo nemico in chi?
proprio nel rappresentante del partito nazionalista croato, che si chiama Dragan Čović, perché è stato dipinto come un traditore della causa croata. Addirittura la sua elezione ha inasprito i toni del dibattito dal punto di vista dei nazionalisti, perché i nazionalisti croati hanno cominciato a lamentarsi, i politici nazionalisti croati intendo, hanno cominciato a lamentarsi del fatto che non è giusto che mentre nella Repubblica Serba si vota solo per il rappresentante serbo, nella Federazione di Bosnia-Herzegovina i bosniacchi e i croati possono votare per entrambi i rappresentanti. Il loro ragionamento è, certo, cioè il ragionamento che i nazionalisti croati portano di fronte al pubblico è, certo, Komšić ha vinto, ma ha vinto perché? Perché l'hanno votato i bosniacchi. Cosa che tra l'altro è sicuramente vera, perché molti bosniacchi l'hanno votato. Questo è sicuro. Ma vedete, qualunque personaggio abbia caratteristiche che non pubblicamente non si richiamano direttamente a un gruppo etnico nazionale, tende a venire immediatamente isolato in questo contesto politico. E quindi è molto problematico riformare questo contesto. Quindi vengo a dirvi le ultime due parole sulle elezioni amministrative, cioè sulla novità di questi giorni. Perché in questi giorni appunto si è votato per le elezioni amministrative in Bosnia-Herzegovina e molti giornali, anche giornali italiani, direi soprattutto la stampa italiana, più che quella bosniaca, ha colto come sorprendenti i risultati di queste elezioni amministrative. Perché sono stati risultati che, non dico non hanno premiato, ma hanno premiato in misura minore di quello che probabilmente ci si aspettava, i partiti nazionalisti. Allora, quello che posso dirvi è, primo, questa non è assolutamente una sorpresa. Solo chi non conosce quel paese può considerarla una sorpresa. I partiti nazionalisti sono stati sconfitti nelle città, fondamentalmente. E le città sono tendenzialmente progressiste e tendenzialmente molto stanche della dinamica clientelare e cristallizzata che vi ho descritto. Sarajevo è una città dove la politica si sta muovendo in questo senso già da molti anni. Ma se andiamo a vedere un attimo i risultati, almeno nelle città più importanti, ci rendiamo conto che bisogna anche andare cauti anche nelle valutazioni troppo positive. È importante, molto importante, quello che è successo a Sarajevo. Questo è sicuramente vero. Ma ricordiamoci che Sarajevo è sempre stata un mondo a parte dentro la Bosnia-Herzegovina. I nazionalismi hanno vinto, hanno trovato il loro terreno di consenso, soprattutto nelle campagne. E le campagne sono la stragrande maggioranza del territorio bosniaco. A Sarajevo cosa è successo? A Sarajevo è successo che l'SDA, il partito nazionalista di riferimento dei bosniacchi, ha nel corso di questi 25 anni talmente stancato e schifato la popolazione, tra l'altro ultimamente anche col coinvolgimento in scandali pesantissimi, in epoca Covid, il Covid sta flagellando la Bosnia-Herzegovina tanto quanto e probabilmente anche, anche più rispetto a quello che accade qua da noi, la sanità bosniaca che è nelle mani, la sanità diciamo soprattutto di Sarajevo che è nelle mani dell'SDA, ha visto scandali enormi legati anche alle forniture dei respiratori. Per farla breve, l'SDA ha talmente stancato i sarajevesi che a questa tornata elettorale nelle varie municipalità della capitale è stato premiato il blocco dei partiti di opposizione, che sono poi una coalizione composta dai socialdemocratici e da Naša Stranka, che è un partito fondamentalmente di orientamento liberale, e da altri più piccoli partiti di carattere progressista. La novità più importante è che il candidato sindaco, perché Sarajevo funziona con elezioni a livello di municipalità,
cioè vengono eletti i sindaci delle varie municipalità, i quali poi a loro volta nominano il sindaco di Sarajevo. Alla fine è uscito un nome davvero molto interessante, il nome di Bogic Bogicevic, che è un nome che probabilmente alla maggior parte delle persone qui non dice nulla, però si tratta di un politico di tradizione socialdemocratica che è ricordato soprattutto come l'uomo che disse di no a Milosevic in una frangente importantissima. Cioè quando nel marzo del 1991 Milosevic convocò, che Milosevic all'epoca era presidente serbo della Serbia come repubblica all'interno della Federazione Jugoslava, convocò il Comitato Centrale per discutere dell'opportunità di utilizzare, di introdurre lo stato d'assedio, cosa che gli avrebbe ovviamente permesso a quel punto di portare l'esercito nelle strade e quindi ricondurre le repubbliche secessioniste al loro posto. Quando si arrivò a votare, quindi i rappresentanti dei vari paesi, delle varie repubbliche, arrivarono a votare, praticamente si creò una situazione di stallo, perché Milošević aveva piazzato uomini a lui fedeli in Montenegro e in Macedonia, quindi era sicuro che queste repubbliche avrebbero votato con lui. Il problema però era proprio che Milošević era convinto che anche la Bosnia-Herzegovina, pur essendo un paese, il paese più multietnico, più misto dell'intera area, avrebbe votato con lui. Perché? Perché appunto Bogicevic era serbo e quindi Milošević contava su questo fattore. Invece Bogicevic votò no e quindi la proposta di utilizzare lo stato d'assedio non passò. Quella riunione passò alla storia, tra l'altro se qualcuno, forse dagli anni 90 che non passa più in TV, ha visto però quel documentario che si chiama Jugoslavia, morte di una nazione, avrà potuto vedere anche proprio il filmato di quella riunione, che è veramente quanto di più drammatico e teso si possa guardare. Ecco, Bogic Bogicevic effettivamente è un personaggio molto interessante. Un progressista vero, una personalità tra l'altro molto amata a Sarajevo e un po' in tutti gli ambienti progressisti in Bosnia-Herzegovina, e quindi effettivamente se assumesse la carica di sindaco di Sarajevo sarebbe una svolta importante. Invece non è stata capita probabilmente dalla stampa, anche dalla stampa migliore, perché su questo ho letto articoli anche su testate insospettabili che si occupano spesso di Balcani. Non è stato capito la portata della vittoria di Draško Stanivukovic a Banja Luka. Si è enfatizzato il fatto che per la prima volta dal 1998 Milorad Dodik, quindi il satrapo della Repubblica Serba di Bosnia, il suo partito ha perso Banja Luka, ha perso la capitale amministrativa dell'entità. E quindi sembra questo personaggio suscitare molte simpatie in Occidente. Perché? Perché ha condotto un'opposizione strenua contro Dodik, contro le autorità della Repubblica Srpska, ha denunciato la corruzione all'interno della Repubblica Srpska, è giovane, ha 27 anni, si presenta molto bene, però c'è un piccolo problema, che è un fervente nazionalista. Nei suoi primi discorsi ha bellamente negato il genocidio di Srebrenica, ha detto che rifiuta qualunque legittimità ai pronunciamenti del Tribunale Penale Internazionale, quindi rifiuta i processi e le condanne per i crimini di guerra nei confronti dei serbi, e tra l'altro come ultima chicca dal punto di vista dei diritti umani ha dichiarato che mai si vedrà un gay pride nelle strade di Banja Luka. Questo è un riferimento molto preciso perché il gay pride si è tenuto invece a Sarajevo ed è stato anche questo
un segno di si è tenuto senza incidenti di nessun tipo, in clima assolutamente tranquillo, e questo è un segno, diciamo, di evoluzione dal punto di vista dei diritti umani verso standard appunto occidentali. Insomma, questo fotogenico ragazzo di 27 anni, leader dell'opposizione a Milorad Dodik, è in realtà un pericoloso negazionista e nazionalista. Quindi da questo punto di vista non è cambiato assolutamente niente. È cambiata Banja Luka solo, diciamo, il cambiamento è stato solo un cambiamento di potere, un cambiamento di partito, ma non di sostanza, assolutamente. Per quello che riguarda la nostra Tuzla, ancora una volta Jasmin Imamović, che ormai è sindaco dal 2002, quindi un sindaco eterno, personalmente e anche dai rappresentanti della nostra associazione partner Tuzla è sempre stato piuttosto apprezzato, ha nuovamente vinto, è stato riconfermato, quindi non si muove molto, e in generale, comunque, a parte queste note, i partiti nazionalisti sono comunque tutt'altro che in declino. Nella stragrande maggioranza delle municipalità della Bosnia-Erzegovina, i partiti nazionalisti, anche questa tornata elettorale, hanno assolutamente vinto. Quindi qualcosa di nuovo c'è stato, qualcosa di nuovo sotto il cielo c'è, soprattutto Sarajevo può rappresentare un esperimento molto interessante nei prossimi anni, ma insomma non credo ci siano da farsi troppe illusioni. Insomma, bisogna essere disillusi e realisti, come si è purtroppo sempre quando si segue la politica e la società in Bosnia-Herzegovina. Che dire, io avrei quasi concluso. Purtroppo la Bosnia-Herzegovina sta vivendo, vi ripeto, come anche però in questo caso noi e un po' tutta l'Europa e tutto il mondo, un periodo molto duro, molto difficile, a causa dell'epidemia da Covid-19, aggravata dal fatto che la sanità bosniaca non è assolutamente in grado di reggere l'impatto di questa pandemia. Chi ha gli ascoltatori, chi sta ascoltando e fa parte di Adottando, ha letto anche gli aggiornamenti che ci arrivano a cadenza più o meno mensile dal territorio, in cui viene sempre specificato che i numeri che noi leggiamo, che già sono molto allarmanti rispetto alla popolazione, al numero della popolazione bosniaca, sono comunque numeri assolutamente inaffidabili, perché non esiste un vero sistema di tracciamento nemmeno nelle città. Considerate poi che per la stragrande maggioranza la Bosnia-Herzegovina è un paese di campagna e di montagna, di villaggi isolati, quindi non è possibile avere una mappa realistica della situazione, della mappa del contagio in questo paese. Un dato, insomma, che rende l'idea di ciò di cui stiamo parlando, è che per esempio a Travnik, che era l'antica capitale della Bosnia-Herzegovina, che è comunque una municipalità molto importante, le elezioni amministrative si erano concluse appunto il 18 novembre con la vittoria dell'esponente dell'SDA. Il problema è che il tizio in questione è morto il giorno stesso delle elezioni di Covid-19, quindi le elezioni andranno ripetute. Questo per rendervi l'idea, insomma, di quale può essere la situazione in questo momento. Noi siamo, lo dico per chi ascolta dalla parte Adottando, siamo però siamo molto contenti del fatto che la nostra associazione partner Tuzla sta continuando a lavorare molto, ci manda notizie puntuali, per adesso fortunatamente mai tragiche, cioè nei posti dove noi seguiamo i progetti, le famiglie che noi seguiamo per adesso si trovano in condizioni abbastanza buone,
E soprattutto la cosa che ci riempie di gioia è il fatto che, anche devo dire la verità, inaspettatamente, riusciamo dall'Italia a continuare a lavorare molto bene e soprattutto anche a raccogliere fondi, cioè le iniziative che ci siamo inventati anche in modo un po' creativo, perché adesso fare raccolta fondi è diventato quasi impossibile, quindi ci siamo inventati le cene virtuali, le lotterie virtuali, abbiamo fatto la cena da asporto, insomma ci siamo inventati tutto quello che si poteva fare e la risposta è stata ottima, cioè pur in un momento in cui si vive anche qui da noi un momento di angoscia, di incertezza, di difficoltà anche economica, nonostante questo chi sostiene la nostra associazione ha continuato a farlo, ha continuato a seguire questi progetti anche geograficamente lontani, soprattutto in questo momento, ha continuato a cercare amici, a cercare donatori, ha contribuito alla raccolta fondi, alle varie raccolte fondi, e infatti i nostri progetti stanno continuando tutti ad andare avanti, anzi, riusciremo a rifinanziarli quest'anno senza nessun tipo di problema. Quindi questo, diciamo, ci riempie di gioia e anche di speranza, insomma, perché si continua a lavorare. Bene, io chiuderei qui, mi sono dilungato anche troppo. Vi invito, se ci sono domande, riflessioni di qualsiasi tipo, appunto potete usare la chat o potete intervenire aprendo il microfono. Intanto vi